Allora, siamo per fare questo, ho detto, si può fare così, si può mettere le squadre in questo modo, questa squadra 360 gradi su questo allineamento, ok? Si appoggia l'altra squadra, quella a 45 gradi, e si fa scorrere in questo senso. Prima però bisogna tracciare quella orizzontale. Quindi vabbè, quella orizzontale possiamo fare così. Mettete la squadra 360 gradi sul bordo della squadratura orizzontale. Però state attenti a non uscire dal foglio, in modo tale che quando appoggiate questa squadra a 45 gradi vada a bloccare anche il foglio in questo modo. Ok, vedete? Dopodiché fate scorrere questa fino a raggiungere quel puntino che avete trovato, che avete fatto lì lateralmente, questo qua, il puntino che avete fatto qui, che okay, voi fate scorrere e quando ci siete fermate e tracciate la linea, ok? Dopodiché tornate ancora giù, così, senza uscire dal foglio, prendete la squadra a 45 gradi e l'appoggiate ancora su questa qua. La fate scorrere fino a raggiungere questo e tracciate l'altro lineamento, ok? Potevate fare anche così per l'asse verticale. Vedete, spostate sull'asse verticale, adesso questa è piccola, ma così vedete che mi avvicino là dove c'ho il puntino là sopra e traccio la mia verticale. Ok, quindi se poi la facciamo scorrere così, facciamo adesso io, tracciamo questo. La facciamo in scala 1:10 poi, va bene? Scala 1:10 significa che un'unità sul disegno corrispondono a 10 unità nella realtà. Cioè 10, ciò che è 10 nella realtà diventa 1 sul disegno. Quindi cosa devo fare? Devo dividere per 10, cioè 220 diventa 22, 96 diventa 9,7, ok? Sono espresse in centimetri queste. Allora, facciamo prima il parallelepipedo che contiene tutto l'oggetto, 22 in direzione X. Allora, misuro 22 e faccio un puntino sull'asse X. Distante 22 dall'origine, faccio un puntino. Nell'altra direzione sarebbe 40 più 96 fa 136. Sarebbe 13,6, però attenzione perché in direzione Y nella sonorità cavaliera devo dimezzare, quindi 13,6 diventa 6,8. Ok? Quindi misuro dall'origine sull'asse Y 6,8. Misuro 22 in direzione X e faccio un puntino, misuro 6,8 in direzione Y e faccio un puntino. Adesso traccio le parallele, da questo punto traccio la parallela all'asse X, metto la squadra sull'asse X, appoggio l'altra così, blocco questa, faccio scorrere fino a raggiungere quel puntino lì, così, e poi traccio la mia parallela.
dal puntino che ho fatto qua sull'asse x invece traccio la parallela all'asse y. Prendo la mia squadra, visto che ho preso questo come riferimento quando ho tracciato i miei assi, ok, e ho usato la squadra in questo modo, vedete, per tracciare questo asse, posso utilizzare, sfruttare ancora questo per scorrere fino a raggiungere il punto X e traccio la mia parallela, ok? Oppure potrei fare anche così, potrei mettermi con la squadra lunga qui sull'asse Y. Attenzione però, devo stare attento a non stare un po' oltre a questo punto, perché altrimenti non riesco, facendolo scorrere poi non riesco a fare l'allineamento. E poi faccio scorrere questa qua in questo senso. Adesso devo fare scorrere un po' anche questa. Metto le squadre così, questa sull'allineamento Y, questa l'appoggio, faccio scorrere questa qua fino a raggiungere quel puntino lì, ok? Fino a raggiungere, poi traccio la mia parallela. Ok, allora dovreste avere questa misura 22 e 6,8. Abbiamo tracciato le parallele, abbiamo determinato questo punto per intersezione. Ok? Adesso per questo punto, questo e questo, tracciamo le parallele all'asse Z. Quindi parallele all'asse Z, numerini, squadra con numerini sull'asse Z, appoggiate l'altra e tracciate una, due, potete mettere qua su questo e con questa fate, andate a vedere che sia parallela all'asse Z, ok? Se lo è, cominciate a tracciare partendo là in fondo, una, due e tre, ok? Prima verificate che sia parallela all'asse Z, quindi mettetevi con questa squadra sull'asse Z, ok, mettetevi sull'asse Z, dopodiché fatela scorrere e tracciate tutte le parallele. Una, due, tre, ok, una, due, tre, ok, vediamo di quanto ci dobbiamo alzare. 9,6, cioè 96, scala 1,10, 9,6. Allora, dall'origine degli assi 9,6, vado su e faccio un puntino, ok, faccio un puntino lì. Questa distanza da qua a qua è 9,6, questa distanza, ok. Adesso da quel puntino lì tracciamo la parallela all'asse X fino a incrociare questa, ok, qua parallela all'asse X fino a incrociare questa, ok, vedete, queste due si incrociano in questo punto. Adesso da questo punto e da questo parallele all'asse Y, quindi metto la squadra sull'asse Y e traccio una e due parallele.
parallele all'asse Y fino a intersecare questa e questa, in questi due punti, questo punto e questo. Adesso, da questo punto, tracciamo la parallela all'asse X. Se siamo stati bravi, questo allineamento deve incrociare questi due in questo punto che avevo già trovato. Quindi 1, 2 e una 3. Queste tre devono incrociarsi qui. Se è così, vuol dire che ho fatto probabilmente tutte le operazioni correttamente. Se non è così, dovete controllare bene le parallele che avete tracciato, perché probabilmente non le avete tracciato bene. Vi pagate tutte le imprecisioni. Vi ho fatto solo un parallelepipedo, cosa semplicissima. Ed è il parallelepipedo che contiene tutto il mio oggetto, la mia scala. È tutta lì dentro, all'interno di questo parallelepipedo. Possiamo calcare questo, che è questo spigolo, questo, che è questo qua, questo, quello qua, che è questo verticale, questo, che è questo spigolo, questo e questo. Questi qua, vedete, li posso calcare. Posso calcare e tratteggiare, perché sono spigoli che non vedrò di sicuro, questi qua interni. Quindi allora, da qui a qui a qui e questo è questo. Allora, questi, vedete, li posso già calcare, vedete? Questi qua sono tratteggiati perché sono nascosti, quindi non li vedo di sicuro. Proviamo a disegnare la parte superiore della scala, qua dove arriva il pianerottolo. Ok? Allora, vediamo di andare a individuare questo spigolo su questo allineamento. Ok? Questo allineamento qua, andiamo a individuare questo spigolo, è 100 diviso 10, pianeta scala 1, 10, misuro 10 da questo vertice, cioè questa misura è 10. 10 e faccio un puntino. Faccio un puntino qua. Io potrei prendere ad esempio questa, perché so che è parallela all'asse Y, quindi posso mettere la squadra lì, sono molto più vicino al mio punto. Prendo questa e la porto qua. Faccio la parallela. Ok. Adesso questo lo posso calcare. Questo segmento da qua a qua posso calcare. Vedete che è questo? Vedete questo spigolo? Ok, di quanto devo rientrare? Di 96. Allora 96 sarebbe 9,6. 9,6 però sono in direzione Y, devo dimezzare. Devo ricordarmi che in direzione Y le misure vanno dimezzate. Quindi non 96 ma 4,8. Misuriamo da qua 4,8 e facciamo un puntino là. Questa misura da qua a qua è 4,8. Ok?
posso calcare anche questo, vedete che è praticamente è il primo gradino. Da qua, 4,8, va bene? Vedete che è questo il primo gradino, 4,8. Ok. Adesso vedete, devo tracciare questo. Questo qua è parallelo all'asse X. Quindi, siccome questo dovrebbe essere parallelo a questo, posso prendere come riferimento questo qua come asse. Quindi, traccio la parallela all'asse X utilizzando, sfruttando questo. Però, come vi ho detto prima, dovete essere certi che questo sia veramente parallelo a questo. Se è così, usatelo. Se non è così, state attenti perché se vi affidate con una linea che è sbagliata, tutte le linee che farete in riferimento a quella sbagliata saranno tutte sbagliate. Ok? Quindi è meglio sempre affidarsi alle prime linee di riferimento che avete utilizzato, quindi agli assi. Se però questo è un po' complesso perché dovete fare grossi movimenti con le squadre, vi conviene avere dei riferimenti un po' più vicini alla linea che dovete tracciare, però dovete essere certi che quelli siano veramente di riferimento e non servano solo a farvi perdere il tempo e a sbagliare il disegno. Adesso, attenzione, devo rientrare, vedete, di un gradino, di una pedata che è 24. 24 la pedata è la parte orizzontale, l'alzata vi ricordo che è la parte verticale. Ok? Quindi 24, 16, 24, 16, 24, 16, 24, 16, 24, 16. D'accordo? Ok. Allora, devo rientrare i 24, scala 1,10, 24 e 2,4. Quindi da qua misuro, sono in direzione X, quindi mantengo così, non devo dimezzare, solo in direzione Y devo dimezzare. Quindi misuro 2,4. Misuro da qua 2,4 e faccio un puntino lì su questo allineamento che ho tracciato. Posso calcare anche quello lì. E ho trovato questo punto, vedete, questo punto qua, che è questo. Adesso vado a determinare la posizione di questo punto, questo qui sopra. Su questo allineamento vado a determinare la posizione di questo punto. Attenzione, 20. 20 da qua. È in direzione Y. Quindi allora 20 diventa 2, però sono in direzione Y, devo dimezzare 1. Ok? Allora misuro da qua un centimetro, quindi questa lunghezza da qua a qua è un centimetro. E ho trovato praticamente questo punto, quindi posso calcare, ad esempio, posso calcare da qui a qui. E poi unirmi con questo. Ok, così. Il punto era questo. Ok? Quindi, allora ho determinato questo punto, traccio questo che è questo spigolo e questo che unisce questo punto con questo. Questa linea, come vedete, questa linea è inclinata rispetto all'asse X. Vedete che è inclinata? Non è parallela all'asse X. E infatti questi gradini seguono questa parete inclinata. Per cui il gradino inferiore è più lungo rispetto a questo, a questo, a questo, a questo. Ok? Vedete che si rimpiccioliscono i gradini man mano che salgono, perché seguono questo andamento. Attenzione, questa linea non è parallela all'asse X, ma è parallela a questo spigolo. Questa linea del gradino, intersezione con questa parete, è parallela a questo spigolo, non all'asse X.
così come anche questa è parallela a questo spigolo e non all'asse X. E anche questa, ok? Mentre questo, vedete, questo tratto sì è parallelo all'asse X, e quindi anche questa linea di intersezione tra la parete e il gradino è parallela all'asse X. Allora adesso vado a ricostruire questa forma L. Vedete, ho questo punto di partenza, vado a cercare questo punto qua su questo asse. Ok? Quant'è questa altezza? Beh, è l'alzata. L'alzata è 16, quindi 1,6, no? Quindi allora misuro da qui, misuro 1,6 e faccio un puntino. E posso calcarlo. Quel pezzettino lì lo posso calcare. Ok? Che è questo spigolo. Ok, adesso vedete, da questo vertice traccio la parallela a questo asse, all'asse Y. Quindi allora posso sfruttare questa se l'ho tracciata bene. Quindi traccio la parallela a questa. A questo punto. Parallela all'asse Y. Ok? Parallela all'asse Y, questa. Mentre da qui, vedete, da questo vertice, questo, devo tracciare la verticale, parallela quindi all'asse Z. Allora, ce l'ho qua, posso prendere questa, parallela a questa qua. Se ho fatto bene il mio parallelepipedo iniziale, tutte le linee possono essere utilizzate come riferimento, se l'ho fatto bene. Ok, vedete, quindi ho questo allineamento, si intersecano questi due allineamenti in questo punto e posso già calcare anche questo. Quindi posso, partendo da là, calcare questo spigolo verticale fino a questo punto e questo. Okay, vedete? Abbiamo creato questa forma L. Questa l'abbiamo creata qui. La pedata, andiamo in orizzontale. La pedata è 24, 24 è 2,4. Allora, misuro da qua 2,4 e faccio un puntino. Qua. Allora, da qua a qua è 2,4. Faccio ancora 2,4, poi ancora 2,4, poi ancora 2,4 e poi ancora 2,4. Allora, un attimo. Invece di fare così, 2,4, perché rischiamo di aggiungere errori su errori. Questa distanza da qua a qua è 12, ok? Che sarebbe 220 meno 100 fa 120, in scala 12. 12 cm da qua a qua. Facciamo così, tracciamo la parallela da questo punto, la parallela all'asse Z. Teniamo come riferimento così. Allora, da qui parallela all'asse Z. Ok? Mettete lo 0 qua della squadra e fate un puntino a 2,4, poi fate un puntino a 4,8. Un puntino a 7,2, un puntino a 9,6, l'altro dovrebbe essere a 12. Ok, per questi 4 punti, tracciamo le parallele all'asse Z.
Quindi potete anche prendere questa come riferimento. Allora, prendo questa, parallela 1, 2, 3, 4 parallele. E tracciate almeno fino qua a incrociare questa, ok? Quindi da lì andate su e fino a incrociare questa qua. I gradini li abbiamo qua dentro, ok? Quindi ho fatto 2,4 più volte. E sono le pedate dei miei gradini. Ok, adesso facciamo la stessa operazione su questo asse. Perché? Perché vedete che i gradini hanno alzata 16. 16 è 1,6. Allora, uno l'abbiamo già tracciato. Da qua possiamo partire, oppure partendo sempre da qua. Sì. Mettete lo 0 qua, avete il primo che è 1,6. 3, 2, 4 e 8, 6 e 4, 8. Ok, per questi puntini tracciamo le parallele invece all'asse X. Quindi potete anche prendere queste e partendo dalla sopra potete fare 1, 2, 3, 4, 5. Quindi creiamo una maglia all'interno della quale andiamo a creare i nostri gradini. Adesso possiamo già disegnare i gradini qua, perché li possiamo vedere partendo da qua, vedete? Faccio qua così, poi salgo così, 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 vedete? Che disegno praticamente i gradini che hanno pedata 2, 4 e alzata 1, 6. Allora adesso andiamo a ricostruire questa prima alzata da sopra. Vedete, da questo punto che è questo, parallela all'asse Y. Quindi allora prendo, faccio la parallela, posso usare questa se sono stato bravo. Quindi da qua traccio la parallela. E addirittura già che ci sono, visto che mi serviranno, traccio le parallele anche di questa e di questa. Quindi di queste due, una, due e tre, traccio queste parallele, ok? Leggere, allora questa e questa, le sottolineo, così le vedete. Parallele all'asse Y. Ok, adesso da questo punto e anche da questo, vedete, da questi due punti, 1 e 2, vedete che scendo parallelamente all'asse Z, quindi tracciamo le parallele all'asse Z. Da questo punto 1 e da questo 2 parallele all'asse Z, questa e questa, e sottolineo anche queste, tutte e due. Allora, questa e questa si incrociano qui in questo punto, che adesso segno. No, si incrociano qui, vedete, questa e questa si incrociano in questo punto. E abbiamo già la prima alzata, vedete, posso già disegnarla. Quella che va da qui a qui e a qui. Ok, vedete? Ho già individuato la prima alzata. Questa. Adesso, da questo punto, vedete che è questo, vedete, questa intersezione della pedata con il mio muro laterale, vedete, è parallelo all'asse X e quindi devo mantenerla parallela all'asse X. Quindi allora parallela all'asse X, parallela all'asse X da questo punto. Se sono stato bravo, mi dovrei trovare qui nell'intersezione con questa, cioè questa, questa e questa si intersecano qui in questo punto. A questo punto posso disegnare questa pedata. Vedete?
così, così e così. Vedete che è questa pedata? Posso disegnare anche questo spigolo, guardate, questo qua che va fino qua, ma scende a questo allineamento, scende fino qua. Vedete, scende fino qua. Quindi posso disegnare questo spigolo da qua a qua e addirittura posso anche tracciare anche questo e creare questa alzata, questa qua. Vedete che le prime due alzate le abbiamo fatte a questo punto. Ok, adesso vedete, siamo qui, abbiamo costruito questo primo, questo gradino là sopra in alto. Attenzione, perché da adesso in poi i gradini aumentano in dimensioni, perché questo è un po' più grande rispetto a questo, questo è un po' più grande rispetto a questo, e questo è un po' più grande di questo, l'ultimo è più grande di tutti. Ok, attenzione che queste linee, questi spigoli non sono paralleli all'asse X, ma sono paralleli a questo spigolo. Abbiamo detto che le assonometrie, una caratteristica fondamentale delle assonometrie è che i parallelismi devono mantenersi inalterati. Quindi se c'è nella realtà un parallelismo tra due spigoli, questi devono essere riportati anche in assonometria. Cosa significa? Significa che questi segmenti io li dovrò fare paralleli a questo. Quindi i segmenti che andrò a tracciare qui dovranno essere paralleli a questo, non all'asse X, ma a questo. Perché? Perché nella realtà quelli sono paralleli a quello spigolo lì. Intanto facciamo così, da questo vertice, da questo. Facciamolo prima solo su questo. Allora, da questo tracciamo le parallele all'asse Y. Quindi prendo magari questa, se sono stato bravo, traccio questa parallela, una e due, queste due. Adesso da questo punto, che è questo, vedete, devo tracciare questo segmento, e questo segmento, come vi ho appena detto, questo spigolo, come vi ho appena detto, non è parallelo all'asse X, ma è parallelo a questo. Quindi devo mettere la squadra su questo allineamento. Allora, metto la squadra così, vedete? E appoggio l'altra. Ok, allora, la squadra la mettete su questo allineamento. Appoggiate l'altra, dopodiché fate scorrere questa e poi tracciate la parallela. Ok, parallela a questa linea, chiaramente. Vedete? Questa è parallela a questa. Ok? Vedete? Ho trovato questo punto e posso adesso disegnare la mia pedata, questa. Da qui devo scendere verticalmente, quindi parallelamente all'asse Z, perché vedete, tutte queste sono verticali. Sono parallele all'asse Z, quindi devo mantenere il parallelismo con l'asse Z. Quindi allora, da qui scendo, da questo punto scendo parallelamente all'asse Z, fino a intersecarmi con questa in questo punto qua. Adesso un attimo, vedete che questa e questa si intersecano qui in questo punto, quindi posso calcare adesso questa alzata. Ok, attenzione, adesso da qua devo fare la stessa cosa, perché anche questo è parallelo a questo spigolo, per cui devo tracciare la parallela di quello là da questo punto e riprendo la mia operazione. Quindi così, da questo punto parallela a questo, ok, come ho fatto prima. Adesso facciamo
la parallela all'asse Y da questo vertice. Ci manca questo, questo, questo e questo. Facciamoli tutti adesso. Così almeno in un'operazione sola facciamo tutto. Allora, parallela a questo vertice, da questo e da questo, parallela all'asse Y. Sono queste che mi serviranno per tracciare questi spigoli, ok? Nell'intersezione tra questa e questa trovo questo punto e a questo punto posso anche fare questa pedata che va da qua a qua e fino qua. Ok? Vedete che nell'intersezione tra questa e questa trovo questo punto e quindi posso creare la mia pedata. Da qui devo scendere, quindi verticale l'asse Z. Quindi nell'intersezione tra queste due, trovo questo punto. Posso disegnare questa alzata adesso. Da questo punto, stessa operazione di prima. Vedete, ho ancora segmenti paralleli a questo, quindi devo tracciare la parallela. Anche in questo caso a questo segmento, a questo spigolo. E nell'intersezione tra questa e questa, che vi segno adesso, vedete, trovo questo punto. E quindi posso disegnare anche qua la mia pedata. A questo punto ho quasi finito perché devo scendere verticalmente da questo vertice fino a intersecare questa. Ok? Quindi allora scendo verticalmente da qua, questo vertice, scendo da questo vertice verticalmente, quindi parallelamente all'asse Z, che si incrocia con questa in questo punto. Questo è il momento della verità, perché posso tracciare, questa mia alzata e a questo punto attenzione perché mi manca l'ultimo spigolo. Anche questo deve essere parallelo a questo, quindi vado a tracciare la parallela a questo spigolo. Se sono stato bravo, questa parallela a questo spigolo deve passare per questo punto e per questo. Ok, vedete? Eccola qua, la scala.